Anzi, cosa non è andato in gara 2? Errori, troppi errori per un avversario di questo livello, non puoi permetterteli e quindi alla fine li paghi. E quindi si va 1-1 e si va a Livorno. Con quali ambizioni, nel senso che Roseto vedremo in Toscana? Ma questa squadra credo che abbia dimostrato in tante occasioni di saper vincere in trasferta, quindi riprendere un attimo tutto il filo dopo una partita giocata male e andare in campo in modo molto sereno, come si è stato fatto tutto l'anno. In certi versi c'erano delle similitudini rispetto a gara 1, il parziale di Livorno nel secondo quarto, Roseto che con i tre tiri liberi di Santiangeli nel finale aveva tutta l'inerzia, poi cosa è mancato? Ma lì probabilmente nel possesso del possibile vantaggio l'occasione l'abbiamo buttata noi. E quello era un possesso importante, tornare avanti negli ultimi 3 minuti di gara poteva essere quello che magari cambiava la gara dalla nostra parte. E invece poi è stata brava Livorno perché ha sferrato un 1-2 incredibile e lì l'abbiamo pagato. E quindi il livello degli avversari è molto alto, bisogna dirlo. La rotazione in più fa tanto, quindi quella di l'assenza di Petracca in una partita del genere poi la senti. Però, ripeto, la squadra ha dimostrato in tante occasioni di poter vincere. Anche se questo è un avversario fortissimo, sappiamo che dobbiamo andare a giocarci la partita come accade in tutti i playoff. Bocca al lupo. Viva il lupo. È innegabile che siamo stati ancora più performanti in difesa rispetto a gara 1, però è anche vero, come ho detto anche prima in conferenza stampa ai tuoi colleghi, che secondo me, a dispetto della gara di domenica, siamo stati un pochino più lucidi in attacco e abbiamo fatto sì che il riavvicinarsi normale di Roseto, che sospinta da un pubblico importante ed è una squadra importante, oggi non condizionasse la partita. Quindi bravi, bravissimi in difesa, perché insomma tenerli a 54 punti è un mini capolavoro, però molto meglio dal punto di vista anche offensivo. Non abbiamo fatto niente perché siamo 1-1, la serie è lunghissima, però andiamo via con un po' di autostima in più che meritavamo anche in gara 1 forse.